Buongiorno a tutti ragazzi, anzi buonasera, sono Massimo, questo è il mio canale YouTube, ufficiale, ci provo, niente, stasera c'è X-Factor, ma noi non parliamo di X-Factor, parliamo di Inter. Allora, niente ragazzi, cosa devo dire, quest'anno secondo me siamo puliti forte, abbiamo fatto una buona campagna acquisti, Marotta è stato veramente bravo, ha parlato anche Gabriele Ogliari, bellissima intervista, storico. E poi Conte è un top player, ragazzi. Sì, ex Gobbo, però che cazzo, ma prego, cioè. E mo dovranno voi, quindi. Forza Conte. Niente. Due partite, 6 punti. Siamo primi, siamo attorno alla Juventus. Conte ha detto che la rincorsa è cominciata. Io ci credo. Ci credo perché ho visto una bella Inter, bella grintosa, bella intensa, corposa, vogliosa. Spogliatoio unito, squadra compatta, fuori rompicoglioni, chi rompicoglioni fuori dalle palle, chi spacca la minchia fuori dalle palle. Questo è il diktat della società e mi piace come cosa. Solo gente che ha voglia, che corre, è pagata per correre, quindi non deve rompere i coglioni, deve giocare e basta. Stiamo diventando, non che prima non l'avevamo, però società serissima, regole, quindi se va bene così, se no fuori dai coglioni. E niente. La rincorsa è cominciata, ha detto Conte. Io la penso come lui. Secondo me la forbice, il distacco che c'era prima tra Inter e Juve è diminuito moltissimo. Secondo me eravamo già all'altezza del Napoli. Non dico dove secondi, però vicino al Napoli. Poi grazie all'allenatore, grazie a quel cazzo che è successo in questi anni. Chi ha avuto i coglioni spogliatoi è successo quello che è successo, per 2 anni di fila abbiamo preso la Champions League per oltre la cuffia, l'ultima 4 ore, però quest'anno sembra veramente che la musica è cambiata. È cambiata dai 3 che sono partiti, dagli acquisti nuovi, vedo Barella, è chiaro che la stampa ti aggiunge un coglione, 50 euro di Barella che acquisto è arrivata all'angolana, siete dei coglioni, sì, però è un giocatore che ha voluto l'Inter. Cioè l'Inter ha voluto e Barella ha voluto l'Inter e lo stesso dicasi per Lukaku, un giocatore che ha voluto l'Inter a tutti i costi. Sensi sembrava dovesse andare a finire al Milan, invece l'hanno preso noi. Godin, top player, preso svincolato, poteva andare ovunque, penso ovunque, ha scelto l'Inter, quindi io sono contento. Lukaku come è forte. Barella, sì, è preso un po' magari in sordina, ma secondo me è forte, giocatore che conosciamo benissimo, è forte. E quello che mi ha stupito più di tutti è Sensi, che non pensavo sinceramente fosse così forte, perché l'ho visto fisicamente, un po' bassettino, per carità non vuol dire che uno è basso e non sa giocare a pallone, però anche fisicamente non piazzatissimo, cioè Barella già la differenza è piazzato, invece lui no. Mi sembrava un po' come dire deficitario fisicamente, invece il ragazzo si è comportato veramente bene, forse sembra il miglior acquisto che abbiamo fatto finora, cioè a vedere le prime 2 giornate sembra il miglior acquisto, cioè gol contro il Lecce e il rigore a causa, si è preso il rigore a Cagliari, il rigore 2-1, ho fatto un numero, porca miseria, vabbè. Un giocatore veramente che al posto giusto sa sempre cosa fare. Intelligente, di testa veloce anche, cioè sa già cosa fare col pallone, cioè, ha sempre la soluzione migliore, ha sempre la soluzione migliore, devo essere sincero, forse sembra veramente il miglior acquisto a oggi, così sembra. Quindi sono fiducioso, adesso inizia un bel tour de force, champion campionato, speriamo di portare a casa dei punti, non dico di restare in vetta, ma essere agganciati, agganciati a stare vicini, che non mollare ragazzi, cioè, vi raccomando. Sono sicuro che Conte in questa cosa qua metterà molto le sue, è un combattente, uno con cazzi e contro cazzi. E quindi sono fiducioso, magari non vinceremo niente, ma fino alla fine secondo me saremo lì a rompere il coglione a tutti. Anzi, e se dimostreremo magari di essere più forti, voglio vedere cosa combineranno per penalizzarci. Niente. Quindi con questo mercato, con Marotta, Oriari, Conte, Godine,
Zhang finalmente ha fatto ha manifestato, diciamo, la sua potenza. Una roba così, giusto. Siamo fuori dalla financial fair play. Ha manifestato, diciamo, ha dato modo, cioè una piccola dose della sua potenza. Quindi voglio vedere in futuro cosa accadrà. Secondo me ne vedremo delle belle, ma delle belle, belle, belle. E niente. Sono contento. Adesso sabato sera contro l'Udinese. Ormai c'è entusiasmo, ho visto anche la presentazione della terza maglia, ragazzi, che bella voce del gol, impressionante, cazzo. Impressionante, proprio entusiasmo. Poi Conte è acclamatissimo. Erano anni e anni che un allenatore non era così acclamato. Ai tempi di José, va detto, ragazzi, non c'è un cazzo da fare. Forse il Maggio, però ai tempi di José, che un allenatore non veniva così osannato dai tifosi. Quindi, anche sabato sera penso che saremo in massa. Spero di vedere. Non me ne voglio Lautaro, che ha fatto una tripletta strepitosa contro il Messico. Ha procurato anche il rigore. Non me ne voglio Lautaro, ma spero di vedere Sanchez, per vederlo com'è. Dal vivo, cioè dal vivo. Meazza con l'Inter, voglio vedere com'è, perché secondo me è forte, questo è un altro top player. Si è perso magari negli ultimi due anni, però se torna quello di Udine, mai vuole il basta, per me è fortissimo, cazzo. Arsenal, è forte quello. Salta l'uomo, c'ha il passaggio, ha il tiro, la punizia, prima di tutto. Forse la testa gli manca, non so, però è forte, come è forte. E poi vuoi vedere anche Barella dall'inizio, vederlo finalmente a centrocampo. E beh, e poi beh, Godin ha già fatto vedere qualcosina col Cagliari, la classe che ha. Niente, adesso aspettiamo news, novità, aspettiamoci la stampa che ci massacra. Adesso non ultimo ci tocca anche il procuratore di Lautaro, che vorrebbe vedere Lautaro con Messi, beh, se Messi veniva all'Inter, per carità, ci mancherebbe altro. Comunque, vabbè, è gioco delle parti, chiaramente vuole strappare già l'aumento di ingaggio. Vediamo cosa succederà. Io dico a Lautaro, ti raccomando, non tirare troppo la corda, che poi si spezza e farà fine di Cagliari, perché secondo me l'Inter sarà uno dei club in futuro più ambiti dai giocatori, perché a sentire le voci di mercato che girano per gennaio, per l'anno prossimo, stato nuovo, sponsor, che io non credo, però devo essere sincero, una società che investe su Conte, un top manager, diciamo, Marotta, non è che li prende per arrivare al quarto o terzo, accontentarsi di partecipare e basta, è una società che vuole vincere, e quest'anno i soldi la spesa, ragazzi, quindi beh, siamo uno dei club che ha speso di più in Europa, mi sembra. Siamo nei primi 6, 7, 8, non so, comunque siamo dentro. Quindi penso che il futuro sarà ancora più bello, penso. Quindi vediamo, la corsa è cominciata, tutti con Conte, tutti con l'Inter. Sabato a Meazza, adesso aspettiamo notizie, domani è venerdì, vediamo cosa dicono. Ciao a tutti ragazzi, forza Inter, sempre. E alla prossima, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.